benvenuti, grazie a tutti quanti per aver dedicato qualche ora del vostro preziosissimo tempo. Per venire a questo evento. Devo dire la verità, sono un po' emozionato perché la vostra presenza, nonostante la giornata torrida, ma non si sente per caso, nonostante la giornata torrida, è una manifestazione d'affetto e io la posso ricambiare in un solo modo, dicendo grazie, grazie e grazie ancora. Lascio in mani ben più capaci. Lascio in mano i ben più capaci l'impegno di presentare questo romanzo, questo saggio, quest'opera, chiamatelo un po' come volete. E devo ringraziare i relatori, devo ringraziare il professore Gianbelluca, professore di lettere, che ha fatto una prefazione bellissima a questo libro, e gli do subito la parola. Grazie ancora. Non è molto frequente, ma nemmeno molto raro, che un uomo di scienza, un medico in questo caso, abituato a un linguaggio preciso, matematico, solido, devii, diciamo così, verso l'espressione del problema. Accade ogni tanto, non solo pochi medici o pochi ingegneri o altri che hanno scritto, anche giudici che hanno scritto il romanzo. Ovviamente se ciò accade è perché anche nell'animo di un uomo di scienza, a volte, insomma, si creano dei ribollimenti di passioni, si chiedono delle volute sentimentali che lo portano a scegliere la forma narrativa, che è più adatta ad essere compresa e ascoltata, dal pubblico dei lettori. Ovviamente il problema nasce perché la letteratura, la narrazione, ha a che fare con la fantasia, ha a che fare con l'inventiva, cose che con la scienza c'entrano poco. Il dottore Amodeo ha creduto in queste cose e quindi ha voluto tentare la via del romanzo per dare un suo contributo, denunciare al pubblico dei lettori quello che è la situazione politica, sempre sub forma allegorica, se è una forma allegorica, non è diretta, pure perché, dei problemi che assillano la società di oggi, che hanno sempre assillato le società di ieri e credo che per molto tempo ancora saranno attualità nella storia dell'uomo. Per cui, spinto da questa pulsione interiore, ha voluto lasciare di tanto in tanto, qualche ora al giorno, un giorno a noi, il camice, e ha preso la penna e la carta, oppure forse il computer, non lo so, e si è messo a scrivere queste cose qui. Ovviamente quello che dice non è una sua, creazione, non nasce per germinazione spontanea, ma si ricollega a quello che sono teorie, prassi, collaudate ormai dalla storia. Vediamo poi di che si tratta. Fin dall'inizio Amodeo vuole iniziare il suo libro, non so chi ce l'ha in mano, può vedere, con un richiamo colto. È partito a razzo, citando in epigrafe quella piccola breve iscrizione che precede il testo, citando un verso dantesco, un verso famoso, uno tra i più famosi di Dante, un verso che Virgilio, rivedendosi a Dante, dice a Catone. Catone lo vede lì che esce dall'inferno, dice: che fa questo qui? Dall'inferno ci sono i dannati, non possono venire qua che c'è il purgatorio. E Virgilio gli dice: libertà va cercando che si cerca. È la stessa libertà che cerca Nino Amodeo e che vuole che cerchiamo tutti noi. La parola qui nel testo però di Nino è modificata: libertà va cercando, dice Nino Amodeo. Oggi vo è forma di voglio, non di vago. Che vo cercando significa vado cercando. È un toscanismo presente nel Petrarca, un toscanismo presente già in Dante, un toscanismo che userà pure il Manzoni, perché il Manzoni era spinto spesso, continuamente a strisciacquare i suoi panni in arno,
espressione che lui ha usato. Gli piaceva toscaneggiare con l'italiano, dare questa impronta alla lingua italiana. Perché anche Dante, come Nino Amedeo, o meglio, anche Nino Amedeo, come Dante, va in cerca della libertà e della giustizia, perché questo è il viaggio di Dante. Ma quello di Dante era sì la libertà politica, che lui aveva perduto e che era stato costretto ad andare in esilio, ma era soprattutto libertà dello spirito, era la libertà interiore che cercava Dante, colorata di cattolicesimo, colorata di cristianesimo, perché Dante era un ortodosso rigorosissimo, anche se, e questo sembra il paradosso, sembra strano, ha tirato sulla Chiesa Cattolica, sui quelli che deviavano, diciamo così, in modo incredibile, feroce. Non perdonava quelli che si dichiaravano rappresentanti del Vangelo e poi facevano tutt'altro. Interessante anche il prologo. Il prologo ci dà la chiave di lettura del romanzo. Ci dice chiaramente che il romanzo va letto in chiave allegorica, in chiave allegorica. La parola allegoria è una parola greca che si dice: vi dico una cosa, però vedete che voglio parlare di altro. Questo è il senso di allegoria. Lui parla di maiali, di corni, di alpi, di cavalli, eccetera, ma in effetti vuole, diciamo così, evidenziare quelli che sono i rapporti di forza, di lotta, di contrasto nella società. Poi vediamo, diciamo pure, perché ha scelto questa chiave di lettura. E presenta, diciamo, un'aquila. Questa aquila rappresenta l'idea. L'idea scritta con la lettera maiuscola. Cos'è questa idea? È la visione del mondo, la visione della società, la visione dell'uomo che ha ciascuno di noi. In questo caso si tratta appunto della conquista della libertà, della conquista della giustizia. Gli uomini sanno che per ottenere queste cose debbono lottare, debbono partecipare alla lotta, ma in genere le masse non si muovono. Se non c'è un'idea che li muove, se non c'è una luce che li guidi, che gli dia forza, che gli illumini, che gli tracci il sentiero. Ed ecco che l'aquila, che è l'uccello che vola più alto di tutti, un uccello che contempla la realtà in tutta la sua vastità, un uccello forte, un uccello aggressivo, un uccello che vuole essere libero, quindi si presta meglio di qualsiasi altro animale ad esprimere questo sentimento della libertà. E l'aquila accetta questa funzione di spinta, di sprone per il popolo, assume lei di essere il simbolo di questo compito, di questa funzione, o se vogliamo possiamo dire di questa missione, perché in fondo è una missione. Dove avvengono gli avvenimenti? Gli avvenimenti avvengono in una fattoria. Si immagino che i protagonisti di questo diciamo, romanzo vivono tutti all'interno di una fattoria. Una fattoria in cui le varie diversità sono conciliate dall'obiettivo comune di questi personaggi, non dico persone perché vivono insieme animali e uomini. Dopo ognuno lavora e rispetta tutti e tutti lavorano e si impegnano pure per risolvere i problemi, diciamo così, di ognuno. Sembra un'oasi nella società di oggi, ma infatti quest'oasi non è tale, in fondo è precaria perché è minacciata dai nemici, che sono i maiali, che sono i loro servi corvi e quelli che in veste umana, diciamo così, si fanno comprare con la coazione, con la paura, col denaro, con la tortura e quindi sono spesso portati a tradire. Perché Amadeo sceglie questa formula, diciamo così, narrativa? Perché Amadeo sceglie di mettere insieme animali e uomini in questa vicenda? Intanto diciamo che la sua scelta, il suo modello, ha un originale antico e moderno. Nel 1945 l'inglese Orwell scrisse La fattoria degli animali, un romanzo che ha avuto grandissimo successo. La fattoria degli animali, lì erano i maiali che facevano la rivoluzione, al contrario di quanto avviene nel libro di Amadeo. Soltanto che una volta ottenuto il potere, una volta ottenuto la giustizia e l'uguaglianza, il capo dei maiali, Napoleone, si accorse che qualcuno era più uguale degli altri e instaurò una dittatura, diciamo così feroce, il riferimento all'allusione e secondo tutti i critici, riferita a Stalin, diciamo così, alla situazione della Russia di Stalin, cioè alle dittature che magari fanno la rivoluzione per certi obiettivi e poi una volta arrivate al potere vengono travolti, diciamo così, da questo male, chiamiamolo così, da questa forza demoniaca.
ma quello di affidare, diciamo così, agli animali i vizi e le virtù degli uomini e parlare del problema degli uomini è un topos letterario antichissimo. Lo troviamo già nel greco Esopo, o Esopo, si può dire in tutti e due modi, 2500 anni fa. Lo troviamo nella letteratura latina a Roma con Fedro, uno schiavo trace, che si rifà però spesso alle stesse favole che aveva scritto Esopo. Quindi è, diciamo così, è antico, ma vale tuttora. Perché ora diciamo Amodeo ha scelto questo topos letterario? Non è un caso, non è una scelta che cade così fortuita. E perché? Trattando problemi reali, trattando problemi che scavano nella carne del popolo, degli uomini in società, esprimersi direttamente, citando diciamo uomini, fatti reali, può essere pericoloso perché può creare reazioni, diciamo così, dolorose. Cioè, se io parlo di Torino, dico che a Torino c'era una fabbrica dove c'erano 1000 operai che venivano sfruttati dal padrone, non è difficile pensare che si parla di Agnelli. O se parliamo di potere televisivo, non è difficile pensare a Berlusconi. E allora dice Amadeo, scarichiamo tutto sugli animali. Le dinamiche della narrazione, facciamole zoologiche, non umane. E così siamo, diciamo così, un po' tranquilli, un po' sicuri, quindi anche l'autore che scrive può scrivere più liberamente. E quindi Amadeo sceglie questo modello, perché vuole fare soprattutto, diciamo così, vuole dare un suo contributo di denuncia e di lotta a quello che sono le strutture della società. E anche per questo non sceglie moduli narrativi che piacciono tanto al pubblico, che possono incantare tanta parte della popolazione, come sarebbe la letteratura pop, come sarebbero i romanzi sceneggiati, le fiction, cioè il modello sentimentale, languido, o meglio ancora sentimentalistico, che più non c'è in Amadeo. L'obiettivo che lui si propone è molto serio, quindi sono tutte cose legittime queste, ma è ovvio che debbono isolare da un romanzo che ha un obiettivo sociale, umano, in un certo senso, diciamo, politico. Se noi guardiamo bene la società che Amadeo tratteggia, o diciamo a cui aspira, è una società, possiamo chiamarla socialdemocratica, dove si lotta soprattutto, può sembrare, forse in fondo un pochettino lo è, una scelta ideologica, ma se noi guardiamo bene è soprattutto una scelta umana, perché la lotta che l'uomo fa, l'uomo non lo fa per imporre una ideologia, ma per acquistare la sua, un senso di giustizia, un senso di sorveglianza, un senso di libertà, che rappresentano in fondo l'essenza dell'uomo, la sua dignità. Senza dignità l'uomo perde abbastanza della sua qualità, diciamo così, umana. E così ci parla di questa lotta, di questa fattoria, dove ci sono personaggi, c'è il cavallo, lo stallone, c'è un asino, si chiama Gianni, c'è l'uomo John, il capo fattoria, il figlio Daniel, ci sono un po' queste persone che sono animati, uniti da questa idea di libertà e di uguaglianza, però ci sono sempre attorno i nemici che li controllano, che sono, diciamo così, circondati da sghietti, circondati da sicari, che si intrufolano dappertutto per ascoltare le voci, perché la delazione è una, diciamo, è uno dei mezzi, degli strumenti che più usano le dittature, che più usano i poteri oppressivi, e spesso purtroppo riescono, anche perché poi hanno in mano i mezzi di propaganda, e quindi è facile per loro convincere tanti credoloni, tanti, diciamo così, incolti, raccontando magari leggende. Non è che i ferai nelle politiche ci sono state sempre, che prospettano paradisi a età dell'oro e poi invece si cade proprio nella tragedia più cupa. E qui addirittura i corvi, che erano i servi dei maiali, parlavano del grande re dei maiali, e qualcuno dice: ho visto ciechi, vedere, paralitici che camminavano, e qualche volta anche un morto che era resuscitato. E quindi tanta gente restava stupefatta e si sentiva attratta nell'orda di questi padroni, e quindi passava dalla loro parte e quando poteva tradiva anche i compagni di lotta. Anzi, possiamo dire, soprattutto diciamo, questi personaggi non hanno uno scavo psicologico intenzionale, perché quello che sono emerge gradualmente, in progress, da quello che fanno, da quello che dicono, dalla loro azione, dalla loro espressione. Uno si può fare benissimo tracciare la fisionomia di questo personaggio. C'è una lotta, quindi si lotta, ma alla fine vinceranno i maiali. Purtroppo non c'è il famoso happy ending,
Non c'è una fine felice in questo romanzo. Questo romanzo finisce con la sconfitta, almeno al momento, perché la guerra non è finita. È finita una battaglia. La battaglia si è persa perché tanti hanno tradito e quindi hanno potuto sorprendere, diciamo così, i gruppi libertari, li hanno potuto sorprendere e quindi, diciamo, sconfiggerli e metterli in fuga. Hanno capito loro che ormai lì in quel posto non si poteva più stare e decidono quindi di sciogliersi. Tanti, diciamo così, muore, specialmente quando muore Johnny, che era il capo fattoria, l'uomo più colto, l'uomo che comprendeva veramente che cosa bisognava fare, comprendeva che lo strumento della cultura è importante per il popolo, perché il popolo deve essere consapevole degli obiettivi a cui tende e dei metodi che deve, diciamo, seguire per poter conquistare quegli obiettivi. Ma alla fine devono smobilitare, perché altrimenti anche loro finiranno in carcere o più facilmente ancora fucilati. Ma c'è sempre la speranza, perché sopravvivono il più anziano e il più giovane. Il più giovane va verso est, come simboleggiare un'alba che sorge, una giornata che è tutta davanti, ancora da vivere e da vivere. L'altro, più anziano, aspetta poco, ne manca poco, ancora da vivere, va verso ovest, dopo la giornata è al tramonto, come è al tramonto la sua vita, ma ancora è pieno di forza e pieno di convincimento a lottare, a cadere in piedi, a cadere combattendo. Quindi la speranza, diciamo così, il romanzo finisce male, finisce con la vittoria, diciamo, dei maiali, degli oppressori. Però la speranza è sempre aperta, la lotta non è mai abbandonata, si aspetta un momento più opportuno dove magari tanta parte del popolo comprenderà meglio la situazione e saprà meglio con chi schierarsi. Il romanzo è scritto con fluidità, e scorre veloce. La pagina è, diciamo così, è una pagina moderna, non sa di quel stantio, di quella buffa che sanno tante pagine moderne, dove lo scrittore pensa di rivalutarsi seguendo i modelli tradizionali, diciamo così, della letteratura. La sua pagina è fluida, è fresca, e anche se spesso ci induce alla riflessione, questo è un lato positivo, non stanca mai. È una prosa agile, una prosa disinvolta, una prosa fluida. Le descrizioni sono, diciamo così, ben articolate, precise, diciamo così, circostanziate. Non c'è bisogno quasi mai di ricorrere alla vocabolaria, perché il lessico è trasparente, le parole hanno il senso chiaro, diciamo così, lucido, per cui uno può accostarsi tranquillamente, va bene, e godersi per due ore, diciamo, un'ora e mezzo, due ore di riflessione. Sono sicuro che il romanzo vi piacerà, vi sarà utile. E pertanto vi auguro due ore di buona e proficua lettura. Grazie a tutti per l'ascolto. Nino Modeo, introducendo, ha detto che era emozionato e ringraziava per la presenza. Ma io voglio ringraziare te per l'emozione che hai dato a me e credo che dai a tutti quelli che leggeranno il tuo libro. E meritava un'impareggiabile presentazione come quella che ha fatto Maurizio Pelluca. Straordinaria, precisa, che ha colto nel segno. Io qualche piccola cosa l'ho vista e l'ho vissuta in maniera diversa da lui. Però ecco, ha colto il senso, il significato profondo del libro, la bellezza del libro, che io ho letto in un fiato, perché volevo vedere in continuazione, scoprire quello che veniva dopo e comprendere le allegorie che vi erano. E per me è stata un'emozione grande, perché noi stiamo vivendo un momento particolare nel mondo, credo uno dei peggiori che io mi ricordo, io ho una certa età, quindi ricordo i tempi della guerra, della seconda guerra mondiale, ricordo le grandi speranze che sono venute dopo, le grandi battaglie per il riscatto dei più deboli e degli oppressi e per il miglioramento delle condizioni di vita di tutto il mondo. Io in questo momento vedo le situazioni più brutte che il mondo sta attraversando, i conflitti che ci sono, le violenze che ci sono ogni giorno, i conflitti che sono generati da quel potere economico, dal dio denaro di cui parla Enzo, che è in mano, una ricchezza immane, immensa, in mano a pochi uomini, e invece il resto che deve
servire tutto il mondo per far sempre più arricchire quegli uomini che detengono il potere del mondo. Non a caso avvengono certe cose. Se ci sono i conflitti, solo perché c'è chi vende le armi. Chi vende le armi è quello che detiene il potere economico nei vari paesi. Quindi ecco, si intravede tutto quello di brutto sta avvenendo. Addirittura ieri, in questi giorni, abbiamo appreso il rigurgito razziale che c'è negli Stati Uniti d'America, che è una delle cose più brutte che sembrava essere tramontata per sempre in quel paese, che per molti aspetti ha anche illuminato il mondo intero. Oggi si torna indietro anche lì, e questo ecco, non fa avere, secondo me, più speranze. E per una persona come me che non ha più speranze, leggere questo libro invece fa vedere che ancora c'è qualcuno che sogna mondi diversi, che ha punti di riferimento diversi. L'isola meravigliosa, beh, è un riferimento preciso, anche se io penso che anche lì stanno cambiando le cose, purtroppo. Anche il riferimento che tu, Nino, fai al comandante per la libertà, per l'eguaglianza, che lascia il potere che aveva appena conquistato per andare di nuovo in altri paesi a riprendere la battaglia, la lotta, e che poi trova la sua fine e la sua sconfitta. Perché se noi guardiamo la situazione che c'è anche in quel paese, e in quei paesi vediamo che anche lì sta per tramontare quella speranza che vi era stata per tanti anni cullata. E allora che cosa è di tutto perduto? Io amore di oggi non è tutto perduto, perché se si contrappone a questa situazione l'anelito di libertà, di giustizia, non a caso uso il termine giustizia, lui fa la distinzione con la legalità e fa bene a farlo, perché faccio una confusione enorme, tutti inneggiano alla legalità, non sapendo che la legalità vuol dire oppressione spesso e volentieri, perché se la legalità è fatta di un paese dittatoriale è legalità e quindi non è un fatto di giustizia, alla eguaglianza fra le genti e fra i popoli. Ebbene, c'è questo anelito, c'è questa, è soppinto in questo momento. Non si vedono, io nel mondo non si vedono situazioni che possono esplodere. Basterà soltanto la cultura, basterà soltanto la ragione di cui tu parli per invertire la tendenza. Io ho paura di no, anche perché chi impartisce nel mondo la cultura, chi impartisce l'educazione, chi dà le conoscenze, è il potere economico, e lo fa a modo suo. Ecco perché io ho profondi dubbi, a meno che non ci sia un improvviso e straordinario rivolgito anche qua di violenza, di rivoluzione, di rivolta corale di tante persone, altrimenti ecco, è difficile. Anche se io voglio avere una speranza che viene data in questo bellissimo appello che lui fa fare a Johnny, nel quale, scusate un momento, devo togliere gli occhiali, e a un certo punto si dice: non trascorrete la vostra vita chiedi di fronte a qualcosa, raddrizzate le vostre schiene e il vostro orizzonte visivo migliorerà immediatamente. Abbiate rispetto di tutto e di tutti. Una delle cose maggiori che non c'è rispetto, c'è chi detiene il potere non ha rispetto di nessuno, vuole tutti a suo servizio. Non abbiate paura di niente e di nessuno. Non esistono superuomini o supereroi. I vostri idoli piangono come tanti, vanno in bagno come gli altri, si ammalano come chiunque, muoiono come tutti. Rincorrete la libertà e capirete la verità. Credo che noi ci dobbiamo aggrappare a queste parole e quindi rincorriamo, tentiamo di affermare la libertà e avremo una città di uomini nel mondo più giusta senza i disastri attuali. E credo che per le ultime parole e la storia continua, lasciati con i punti di sospensione, possono, con la situazione continua, con il riscatto del mondo.
buonasera a tutti. Grazie a Nino per averci invitato, per averci offerto questa occasione. Tra l'altro anche il tempo credo sia abbastanza clemente in questo evento, la location che avete individuato nell'enclave della famiglia Amodeo penso sia l'ideale per poter discutere, per poterne parlare. E prima di tutto i complimenti al professore Gianbelluca per la presentazione che ha fatto, che avevo letto nel libro, che è veramente esaustiva e veramente completa. L'avvocato Morabito, con la solita enfasi, da uomo di sinistra vecchio e presente, che ci ha in qualche modo illustrato il senso di questo libro. Io volevo iniziare dicendo, ieri ho sentito, non so se chi di voi l'ha sentita, un'intervista o comunque quella trasmissione Tabula Rasa che c'è stata sulla via Marina a Reggio Calabria. E, se non ricordo male, il giudice Gratteri diceva che ogni buon politico, ogni buon amministratore deve aver letto almeno 10 libri. Io non so se sono un buon politico o un buon amministratore, ma vi giuro di averne dette molti più di 10, ma il senso era quello che anche chi fa politica, anche chi fa chi svolge, che ha un ruolo amministrativo, deve sicuramente apprezzare e deve essere un uomo di cultura, perché se ha un'idea, ha una filosofia, non segue l'azione, o al contrario l'azione non segue un principio, probabilmente nella sua società non avrà grandi spazi di miglioramento. Questo è la premessa rispetto all'intervento che io voglio fare, rispetto a quella che è una domanda che io mi sono posto, Nino. Ha un senso oggi scrivere un libro, e perché leggere il libro di Nino Amodeo? Io ritengo, almeno per quanto mi riguarda, che la risposta è sicuramente affermativa, e probabilmente per tutti voi che siete qui sarete d'accordo con me, sarete concordi nel ritenere questo, nel pensare questo. In una società che probabilmente ormai oggi è multimediale, abbiamo i nostri figli che sono ricchi di iPad, iPod, internet, notebook, eccetera, eccetera. Ancora oggi, secondo me, scrivere un libro, avere una carta tra le mani, poterla sfogliare, poterla odorare, poterla assaporare, ha un grande senso, ha un grande valore, e probabilmente si gusta anche di più. Io ho una ragazza, una figlia di 16 anni, che ancora oggi, che anche lei, anche se ha 16 anni, compra i libri, legge i libri. Quindi credo che fare, scrivere dei libri ha anche un grande significato, ed è una cosa su cui vale la pena ancora oggi cimentarsi, spendersi, perché è il modo migliore per trasmettere la cultura, è il modo migliore per trasmettere quelle che sono le proprie conoscenze. In questo senso ha un valore leggere il libro sicuramente di Nino Amodeo, già perché sicuramente va apprezzato chi si cimenta nello scrivere un'opera, perché scrivere un libro vuol dire dire qualcosa, trasmettere qualcosa di se stesso. Ogni libro sicuramente ha un valore introspettivo, ogni libro ha anche un valore estetico, ha un senso estetico, e quindi già volerlo scrivere, già volerlo dimostrare agli altri vuol dire essere forte, vuol dire essere coraggiosi, e comunque vuol dire cimentarsi anche con un'opera letteraria o con un qualcosa che chiunque può leggere, che chiunque può guardare da diversi punti di vista. Quindi già soltanto per questo, secondo me, è da apprezzare e da ringraziare Nino, che contribuisce con i suoi scritti a darci un'idea, a darci il suo modo probabilmente di concepire la società, il suo modo di vedere la società e di vedere la nostra civiltà. Sicuramente può essere definito, professore, il secondo tempo della Fattoria degli animali. Credo che sia un proseguo, un novello George Orwell, perché credo che le basi siano quelle, credo che la caratteristica dello scritto di Nino sia soprattutto in quella direzione. Una cosa strana che ho notato nel libro è che Nino, nel prologo che scrive nel libro, anticipa già la fine, anticipa già il senso del libro, perché lui già ci spiega che cos'è l'aquila, ci dice che quest'aquila rappresenta questa libertà, ma probabilmente, secondo me, non solo la libertà rappresenta l'aquila rappresenta anche la speranza, l'uguaglianza, il futuro, l'ideale, no? Se ognuno di noi non avesse un'aquila, che fosse un Dio, che sia una religione, che sia un partito politico, che sia un desiderio, che sia un'ambizione, se ognuno di noi non guarda verso l'alto, verso il cielo, probabilmente la vita diventa anche più misera rispetto a quella che siamo costretti ad affrontare giorno per giorno, e non ha più senso, ci toglie anche quello che potrebbe essere una speranza, un obiettivo di futuro.
anche un'utopia, giustamente professore, anche un'utopia. Quindi voglio dire, lui l'anticipa nel prologo, già dice quello che è il senso, quella che è la volontà di questo libro. Secondo me, per come leggo io i libri, per come vedo io i libri, in ogni libro c'è un qualcosa che riguarda l'autore, probabilmente di intimo, di personale, ma c'è anche un qualcosa che riguarda il lettore. Il lettore probabilmente si ritrova, almeno io provo a ritrovarmi in questo libro, provo a condividere alcuni aspetti più rispetto agli altri. Io in questo libro ho notato, per esempio, che in parte già conoscevo, l'animo rivoluzionario di Nino, no? Perché Nino, quando parla di maiale e di armi, dice che la fine del mondo è arrivata, la fine del mondo, di quel mondo che lui rappresenta, è arrivata nel momento in cui si sono deposte le armi, no? Le armi, che probabilmente non sono soltanto di tipo fisico, ma sono anche di tipo rinunciatario rispetto a quella che è una lotta, rispetto a quella che è una dignità, a un non volersi inchinare rispetto davanti a tante cose. E questo è un aspetto probabilmente della personalità dell'autore, per come la interpreto io. Il secondo aspetto, secondo me molto forte, che a me è piaciuto tantissimo, è quello dove fa riferimento ai vari livelli di libertà, che effettivamente rappresenta la nostra vita, no? Cioè, noi, se ci riflettiamo un secondo, probabilmente non adempieremmo mai completamente alla nostra voglia, alla nostra funzione sociale, se non prima contestiamo quella libertà, a cominciare dalla libertà economica, un po' quello che diceva prima l'avvocato Morabito: se non esiste la libertà economica, probabilmente non esiste nemmeno la libertà politica, non esiste nemmeno la libertà culturale. Essere schiavi del bisogno vuol dire non essere liberi, ma essere schiavi del bisogno è l'unico modo, e l'autore lo dice anche nel libro, per essere liberi, per conquistare quantomeno questa fase primordiale di libertà, è quella della cultura, perché la cultura sicuramente ci affranca, la conoscenza ci rende liberi, la conoscenza ci porta ad avere una maggiore visione, una maggiore ampiezza, una maggiore valutazione, una miglior posizione in cui valutare le cose. C'è certe cose che noi non riusciamo a vedere perché ci vengono date come se fosse un'elemosina, come se fosse un obolo che ci viene regalato, mentre invece sono cose, sono diritti che ci aspettano, e sono comunque diritti probabilmente molte volte secondari rispetto a quelli che sono invece i diritti essenziali, i diritti nostri principali, che è quello di essere liberi nel senso di poter pensare quello che si vuole, potersi comportare nel modo migliore come si vuole. E questo vale a vari livelli di libertà, da quella civile, da quella religiosa, da quella politica, eccetera. Questi sono gli aspetti che mi hanno più colpito, che mi hanno più in qualche modo, che secondo me caratterizzano di più l'autore. Poi ci sono gli altri aspetti in cui io mi sono ritrovato ancora in modo maggiore, e che, se mi consentite, vorrei in parte leggervi anch'io, per darvi un'idea a chi non l'avesse completamente letto rispetto al contenuto del libro. C'è un passaggio in cui Nino dice, scrive nel libro: nel mondo dei maiali la menzogna è la regola, essa serve a distruggere i cavalli e a confondere le coscienze. Ricordiamoci che i maiali sono rappresentati come la parte peggiore, coloro i quali sono gli oppressori, diciamo, rispetto al mondo, alla società, così come la vede l'autore. Nel mondo dei maiali la menzogna è la regola, essa serve a distruggere i cavalli, distruggere quindi i cavalli, che sono coloro i quali invece sono gli animi nobili, che sono coloro i quali hanno dentro di sé la voglia di costruire, la voglia di fare meglio, la voglia di dare qualcosa di più alla società, ed a confondere le coscienze, cioè non privarci di quella libertà, facendoci passare come un qualcosa che ci viene regalato, invece un qualcosa che è dovuto, no? C'è quella scena in cui il cavallo che si chiama Bianco distrugge lo zuccherino che gli danno i maiali, che gli danno i padroni, che gli dà gli oppressori, lo distrugge, gli altri animali lo accettano, lo mangiano, lui invece lo distrugge, proprio perché lui non vuole dipendere da uno zuccherino, non vuole dipendere da una regalia che gli fa un qualcuno che invece lo sta tenendo carcerato. Quindi da una parte lo tiene carcerato, dall'altra parte invece gli dà uno zuccherino per accontentarlo, per in qualche modo per mitigarlo, per farlo, e lui invece lo distrugge, lui ha la forza di dire no, io non lo voglio questo zuccherino. Questa è la confusione delle coscienze, e questo è il primo passaggio. Poi c'è il secondo passaggio, che parte in un modo abbastanza anacronistico, in un modo abbastanza, diciamo, generico, però finisce con un pensiero, secondo me, molto ma molto profondo. Dice l'autore: nella vita non c'è soltanto il bianco e il nero, esiste anche il grigio nelle sue diverse tonalità, ed è quello che temo ancor più del nero. Ho paura di coloro i quali non hanno idee, ma soltanto appetiti. Temo di chi si sposta da una parte all'altra alla ricerca di briciole di potere.
Questo è un altro pensiero secondo me molto importante, che dovrebbe caratterizzare chi ha una funzione sociale, chi ha la fortuna di ricoprire un incarico, che sia esso politico, amministrativo, di qualunque altro genere. La paura non è il bianco e il nero, perché il bianco e il nero sono visibili, il bianco e il nero sono identificabili. Noi non dobbiamo spaventarci di quello che noi vediamo, di quello che noi conosciamo, di quello che è distinguibile. Noi dobbiamo spaventarci di quello che non è distinguibile, cioè ritorniamo al discorso di prima, di coloro i quali ci confondono le coscienze. Infatti lui dice: io ho paura di coloro i quali non hanno idee, quindi sono in qualche modo liquidi, sono in qualche modo fluidi, in qualche modo si nascondono, cercano di camuffare quelli che sono i propri pensieri rispetto a quelli che invece che sono il loro vero sentire, i loro veri atteggiamenti, ma hanno soltanto appetiti. Temo chi si sposta da una parte all'altra alla ricerca di briciolo di potere. Credo che questo sia un pensiero politico, sia un pensiero profondamente politico e assolutamente attuale, attualizzato in quest'epoca in cui viviamo, in questa fase in cui si passa da un partito all'altro, in questa fase in cui non si hanno dei precisi valori che siano morali, politici, ideali, che non è questa l'importanza, non è questa la cosa. L'importante è averli, l'importante è dimostrarli, è avere il coraggio di paventarli, avere il coraggio di dirli agli altri. E poi la forza di spendersi per queste determinate idee, questo è quello che sia, perché non ci si può accontentare delle briciole, bisogna sicuramente pensare di fare qualcosa di grande, di lasciare qualcosa ai posteri, e questo penso che è il dovere che noi tutti abbiamo. Io per questo dico grazie a Nino per questo libro e anche per questo insegnamento che ci ha dato. Grazie all'autore e buona continuazione. Grazie soprattutto a chi ha scritto il libro. Devo dire che, come diceva prima Pino Morabito, ho letto anch'io questo libro di un fiato e mi ha provocato una grande emozione. Io vivo la mia vita dividendo la mia vita lavorativa col mio impegno politico, e per me, leggendo questo libro, l'ho visto come uno specchio al quale io ho cercato di pormi delle domande, prima di tutto su me stesso, che io faccio politica, e mi sono domandato: ma il mio impegno politico riesce a soddisfare le domande che questo libro pone? Ma l'impegno mio, come l'impegno di tutti coloro che fanno politica. Due sono due obiettivi importanti, grandi quanto un grattacielo: libertà e giustizia. Sono il pane che ha costituito la direttrice di marcia dei più grandi filosofi. E c'è un perché Nino si pone la domanda oggi in Italia, un paese occidentale, un paese democratico, dove libertà e giustizia in fondo dovrebbero essere un po' come l'acqua del mare, sono consolidati, dovrebbero essere consolidati, ma se Nino si pone la domanda, evidentemente non è così. Eppure l'Italia è l'Italia della Costituzione più bella del mondo, dove libertà e giustizia sono i padri costituenti che hanno scritto la Costituzione uscendo dal fascismo, dalla dittatura. Ogni volta che la mattina andavano in Parlamento a scrivere la Costituzione, in tasca avevano questi due grandi principi, questi due grandi valori. Eppure Nino nel 2016 ci pone questa grande domanda, lo fa, devo dire, in maniera bellissima e meravigliosa. E allora, rispondendo a me stesso, comincio a dire: ma oggi siamo liberi? Abbiamo la libertà? Abbiamo la giustizia sociale? E allora cominciamo a porci qualche domanda. Giustizia sociale. Corriere della Sera, che non è un giornale sicuramente di poco conto, poco tempo fa ha riportato una indagine che a livello nazionale ci dice che l'1% della popolazione mondiale possiede il 50% dell'economia mondiale. È una cosa terribile se la rapportiamo al principio giustizia sociale. Evidentemente c'è una grande parte della popolazione mondiale che non è alla pari di quell'1%, anzi, tutt'altro, in termini di paragone è all'opposto. In termini di paragone è in regime di povertà e di povertà assoluta. E lo è, purtroppo, lo siamo
noi siamo, ogni giorno riceviamo dall'altra parte del Mediterraneo intere generazioni, bambini, donne, persone anziane che scappano da dove evidentemente non c'è libertà. E allora ritorniamo alle domande. Ma noi che facciamo politica, che siamo impegnati nelle istituzioni, nel nostro piccolo ovviamente, perché questi processi si dominano altri ad altri livelli, ma stiamo praticando la giustizia sociale, limitandoci ad accogliere questi poveretti che vengono qui, la stiamo praticando oppure forse ci laviamo la faccia e non andiamo ad affrontare veramente i problemi, capire perché scappano queste generazioni intere, queste popolazioni intere? Chi ha provocato quelle condizioni lì che obbligano quei popoli a scappare? Non siamo noi? Tre giorni fa riportava nei giornali internazionali la notizia che Blair, premier della grande civile Inghilterra, ha dovuto giustificarsi dicendo sì, ma io ho sbagliato a fare la guerra lì perché la CIA credo mi aveva dato delle notizie informali, ma lì sono state distrutte dei popoli, centinaia e centinaia di migliaia di persone che sono morte e centinaia di migliaia di persone che scappano per quella operazione, che ovviamente non è causa di un errore, è causa semmai di un ragionamento che con la giustizia sociale è all'opposto, ed è quello di un nuovo imperialismo che sta tornando in nuove forme ad essere quello che è stato il colonialismo degli anni scorsi, dei decenni scorsi, e che il Dio denaro porta ad andare a rendere il regime di sudditanza a quei popoli. E vedo molte analogie con quello che ha scritto Nino in quel libro. Questi animali sono in una continua tentativo di scappare dal potere, ma c'è, per tornare a noi, un altro problema che solleva Nino e che mi piace segnalare. Le letture di giorni pomeridiane, le letture di giorni sono la formazione e la cultura, che sono la cultura e la formazione generale, ma sono la cultura politica e sociale e la formazione politica e sociale. Oggi, dopo che i partiti di massa sono non scomparsi ma fortemente limitati, chi fa la formazione delle giovani generazioni? Chi pratica la cultura politica? Chi dice ai giovani, non a noi che magari siamo più anziani e che in qualche modo ce la siamo fatta la nostra cultura, quali sono le scelte giuste? Quali sono i principi e i valori? Se, per esempio, credo che nelle scuole la Costituzione italiana non si studia, per esempio, se, per esempio, nelle nostre scuole non si fa più quello che una volta si chiamava, c'era una materia che, se non ricordo male, era scienza civica, non si fa più, e siamo nelle scuole, e fuori dalle scuole che non ci sono più i partiti, non ci sono più le sedi politiche, non ci sono più i dibattiti, non c'è più la discussione, chi forma i giovani ad avere un pensiero autonomo, quello che Johnny diceva a chi lo ascoltava? Ed è un problema, perché purtroppo da anni vige il pensiero unico. Il pensiero unico è quello del pensiero di chi comanda, e noi in Italia ne abbiamo ben d'onde, visto che fino a tanti anni fa quantomeno c'erano tre televisioni nazionali che esprimevano tre pensieri in qualche modo differenti, corrispondenti orientativamente a tre forme di pensiero politico. Oggi, se si guardano le televisioni e i telegiornali, sono omologati, dicono tutti quello che vuole il potere che sta al comando. E allora ci poniamo un problema di come dare un'espressione alternativa, ce lo dobbiamo porre. E se andiamo oltre, ma sempre in questa logica di ragionamento, che poi corrisponde sotto forma di animali a quello che ha scritto Nino in questo bellissimo libro, c'è un'espressione di libertà in quel libro che persegue e cammina dall'inizio alla fine,
Ma chi oggi, e sono tanti in Italia, non ha più la possibilità di curarsi? E si dice che c'è 1,5 milioni di persone in Italia che non ha più la possibilità di curarsi. E allora a me, a noi che facciamo politica, ma a tutti, ce lo vogliamo porre questo grande interrogativo e capire come, in che termini affrontare da subito questo problema? Perché chi non si può curare certamente non è libero, perché già non ha la libertà di curare la propria salute. Ma così come c'è 1,5 milioni di persone che non si possono curare, altre indagini, sempre che abbiamo letto sul giornale, ci dicono che 32 famiglie in Italia posseggono la metà del patrimonio economico italiano, 32 famiglie, la concentrazione del potere che rende quindi una disuguaglianza sociale enorme e che purtroppo non si vede all'orizzonte un modo come scalfire, rimettere in ordine, ritornare a dare un equilibrio sociale a questa nostra società. Eppure noi siamo un paese democratico, un paese cosiddetto libero, un paese dove non ci sono dittature, ma purtroppo, e questo credo che debba, oggi non ci sono dittature nel senso tradizionale della parola, perché non c'è più il fascismo, o sì, altre forme dittatoriali del passato, ma c'è una dittatura economica, c'è una dittatura finanziaria, c'è una dittatura che obbliga intere popolazioni a non potersi ritrovare uguali agli altri. E allora quel passaggio che io ho colto nel libro di Nino è un interrogativo che lui pone a se stesso, evidentemente, alla sua storia, al suo percorso sociale, ma lo pone a noi. E io concludo il libro con i puntini, come diceva prima. Io penso che quel libro ci dice, bene, voi dite che siete impegnati in politica, siete impegnati in politica significa che volete migliorare la società, e se volete migliorare la società, allora fate qualcosa. Ecco, questo credo che è la domanda alla quale noi abbiamo il dovere di risponderci, ma di rispondere a noi stessi, ma a chi in noi vede e vuole una speranza di un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo. Grazie, grazie. Posso una battuta per dire, visto che chiudo per ultimo, come mi viene in mente la frase di Paolo di Tarso, che gli ultimi saranno i primi, ma in questo caso non ci sono né ultimi né primi, siamo tutti primi. Siamo tutti primi perché già partecipare alla presentazione di un libro di un amico che non si è mai cimentato in questo, nel campo letterario, e che l'abbia fatto con molta passione, perché ricordo che lui mi disse che era sua intenzione, dopo aver sentito questa voglia, questa necessità di scrivere un libro, mi chiesi se volevo rendermi partecipe con la mia presenza. Io ho detto subito di sì, perché ritengo che partecipare già di per sé ad una occasione così importante, e anche aggiungo per il tema e per la finalità sociale di cui il libro ne porta gli estratti, mi ha sostanzialmente e affettivamente reso partecipe. E che devo dire? Innanzitutto vorrei ringraziare giusto l'autore, Nino Amodeo, per l'invito che mi ha dato, e un saluto a tutti voi. E il libro io l'ho letto, e devo essere onesto come sempre, che è un modo, un manifesto della mia vita. L'ho letto a singhiozzi, perché non ho avuto sinceramente il tempo di leggerlo tutto in una volta. Però forse è un criterio un po' così congiunturale nella fattispecie, però che mi ha reso
chiaro il quadro e il contenuto del libro. Mi sono bastate poche pagine per delineare una interpretazione del libro, al di là dell'accostamento ad un lavoro dello scrittore inglese George Orwell, La fattoria degli animali, che magistralmente Nino, con un linguaggio semplicissimo, un linguaggio oserei dire coinvolgente, quasi poetico, e non esagero se dico a tratti alcune pagine ho, diciamo così, rilevato una sorta di liricità poetica. Veramente complimenti. Complimenti per questo modo di scrivere, visto che non è uno scrittore, ma non di meno ad uno scrittore di professione, ha, come dire, con il suo linguaggio coinvolgente, ha reso più chiaro concettualmente cosa ci ha voluto dire. Cosa ci ha voluto dire Nino? Intanto ho notato, poi magari Nino se vorrà potrà controdirmi, una parte legata al suo percorso personale e anche familiare, perché in alcuni passaggi Nino racchiude un po' l'esperienza passata, dell'esperienza politica, culturale della sua famiglia. Alcune figure, in modo particolare una, parla anche del bagaglio che ha lasciato chi lo ha preceduto, chi lo ha destinato un po' così alla vita, uso questo termine un po' improprio, e quindi questo anche è un elemento di riconoscenza verso la famiglia, verso chi lo ha generato. Quindi diciamo così, questa passione nello scrivere, nel rendersi chiaro, mi ha estremamente emozionato, perché io sono emotivamente, mi bastano poche parole, poche cose e anche un'immagine per rendermi un'emozione, e il suo libro mi ha, diciamo così, emozionato moltissimo. Mi ha emozionato moltissimo nella seconda parte, e la seconda parte del libro, la prima è un po' strutturato il libro, perché richiamo un po' l'esperienza della fattoria degli animali di Orwell. La seconda parte, anche se cita in alcuni passaggi, fa una configurazione con i personaggi della fattoria di Orwell, e li dipinge anche in chiave moderna, contestualizzando in un mondo che non è il contesto storico degli anni 40 post seconda guerra mondiale, e in modo particolare in un contesto storico politico quale l'Unione Sovietica. E la seconda parte, dicevo, è carica di spiritualità, è carica di poetica, è carica di una progettualità politica e di una prospettiva che richiama in alcuni passaggi. Lui sottolinea la stanchezza che vive la società rispetto a un impegno politico, sociale e culturale, e rilancia attraverso le pagine del suo libro la necessità storica oggi, in un momento difficilissimo, in un momento drammatico, dove ormai non possiamo più richiamarci a localismi, a regionalismi eccetera. Ormai un mondo è un mondo globale, le decisioni di un popolo nascono, possono essere decise altrove, quindi non c'è più la ragionevole autonomia di decidere il futuro e una prospettiva, se non una prospettiva globale. In questo senso io parlerei non più della fattoria, ma delle fattorie. Certamente gli animali di oggi sono diversi, i maiali che Nino spesso richiama in senso dispregiativo, d'accordo, non sono i maiali del 45. I maiali immaginati da Orwell. Oggi sono maiali feroci,
sono quasi un incrocio ibrido con i leoni. E quindi questo ci deve far pensare e riflettere nell'utilizzare strumenti di analisi della società che non sono più quelli di una volta. È chiaro che lo svilimento di un declino storico, di una società in cui si riponevano prospettive, speranze e finite. Oggi partiamo da zero. Per partire da zero servono gli strumenti giusti, gli strumenti dal punto di vista dell'analisi, gli strumenti economici, sociali e culturali. Fare la cultura non è leggere un libro. Io avrei voluto rispondere al dottore Gratteri, se bastassero leggere 10 libri per cambiare un po' la coscienza delle persone, io inviterei a tanti a leggere non 10, 20 libri, addirittura pagherei pure affinché leggessero i libri. Ma ritengo che non è tanto il numero dei libri, ma la qualità dei libri, i libri giusti, i maestri. Quindi parto da questo per dire che il libro Divino Amodeo è un libro giusto, è un libro che ci delinea una prospettiva e un impegno all'impegno sociale, all'impegno politico, a essere onesti nella società. Mi viene in mente il bel passaggio del vecchio maggiore dove, impossibilitato a partecipare alla rivoluzione, lascia una traccia, segna un percorso per gli animali che continueranno a vivere dentro la fattoria, sfruttati, schiavizzati, eccetera, eccetera. Però prima di lasciare la vita, 3 giorni dopo, lascia questa luce, questo spiraglio di speranza e di prospettiva. Ecco, noi dobbiamo per il futuro dei giovani, sappiamo la crisi drammatica economica, ma ancora particolare la crisi sociale, la crisi culturale di valori, l'egoismo, la privazione ormai di un rapporto di mutua solidarietà. La società ha generato questi mostri, noi siamo stati coinvolti nostro malgrado. Se oggi la società sta in piedi, la società, parlo della parte buona, è perché una parte stessa di essa ha mantenuto con forza, ha resistito a questo stravolgimento delle coscienze. Noi dobbiamo riconquistare, dobbiamo sentimentalmente, perché senza la passione e senza il sentimento non si raggiungono gli obiettivi. Noi ormai siamo diventati delle macchine, degli automi, svolgiamo delle manifestazioni quasi istintuali, animaleschi. Ecco gli animali del libro Divino, che hanno una tenerezza anche in alcune cose, ho scorto anche una tenerezza di questi animali, questa visione un po' animalista che dà questa, a differenza dell'uomo che pensa solo a conquistare spazi di potere, l'animale basta solo uno spazio per vivere. Quindi conquistare con la rivoluzione, scacciare in questo caso lo zar, che simboleggia il padrone, nella fattoria di Orwell lo zar è il padrone, e dividere quello che sono riusciti giustamente ad avere, dividerlo equamente. Nino parla non di uguaglianza, ma va oltre, di fratellanza, perché l'uguaglianza può avere anche una debolezza, una parzialità transitoria. La fratellanza no, la fratellanza può anche darsi che ce l'abbia, però è un concetto sentimentalmente diverso. Questo noi dobbiamo, perché guardate, parlare le belle parole e poi magari torniamo a casa e ognuno pensa ai propri affari, è facilissimo oggi sacrificarsi per l'altro, impegnarsi per la giustizia, per la solidarietà, per il bene comune, è un sacrificio. E chi oggi fa un sacrificio per gli altri, quanto è già difficile fare sacrifici per se stesso? Questo è l'interrogativo.
E questa è la società che ci governa, la società che ci ha reso schiavi. Non siamo liberi, la libertà è la cosa, la libertà di che cosa? La libertà è quando si decidono e si prendono le decisioni per tutti, nel bene comune, non sono decisioni formali, sono degli atti formali che noi così continuamente siamo indotti, siamo portati a ripetere. Ma nella fattispecie decisioni concrete non ne prendiamo perché siamo impossibilitati. Nino, e mi ha colpito questa seconda parte, scusa che ripeto questa cosa perché è veramente carica di energie e di sentimenti, di amore e anche di sentimenti di giustizia. E non per nulla ha scelto questa bella grafica che io appena vidi la grafica ho detto Nino è una bella grafica, l'Aquila. L'aquila non simboleggia solo un uccello, simbolicamente, scusate, il gioco di parole libero che vola nel cielo spensierato, ma rappresenta anche una figura estranea a un mondo conflittuale, a un mondo di giustizie, a un mondo di arroganza, a un mondo che guarda solo e ha solo obiettivi di potere e di strapotere. Quindi questa figura, quest'aquila che si estranea da questo mondo per analizzare il mondo, non per rifugiarsi, ma per trovare l'idea come è possibile rimettere in campo strumenti per cambiare questa società ingiusta, non per cambiare la società giusta, ma per cambiare la società ingiusta, per rendere gli uomini liberi, per rimuovere l'uomo dal bisogno no intellettuale, dal bisogno extra naturale, ma dal bisogno naturale, cioè dal bisogno della fame, dal bisogno della miseria e poi della povertà culturale e ideale. Quindi promuovo a pieni voti il primo lavoro di Nino Amodeo. Grazie. Bene, e devo dire che sono rimasto colpito perché io avevo letto soltanto la prefazione del professore Giambelluca. Non credevo che il mio libro fosse interpretato in almeno... hanno dato 5 letture diverse del libro. E questo mi fa piacere perché evidentemente lo hanno letto con attenzione e ha lasciato un segno in ognuno degli oratori. C'è qualcuno che si è voluto soffermare molto su alcuni aspetti, il dottore Malare, il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, abbiamo qui, si è soffermato per esempio sul concetto della libertà. Io dico il mio libro è un inno alla libertà, non ci sono dubbi, un inno alla libertà e all'uguaglianza. L'avvocato Pino Morabito si è voluto soffermare sulla disposizione tra giustizia e legalità, e c'è una differenza enorme tra giustizia e legalità. La legalità è la legge che può fare chiunque, la giustizia è qualcosa di diverso, è ciò che percepiamo nell'animo come un qualcosa che sia effettivamente giusto o meno. Non sempre la legalità coincide. Per dire, era legale un tempo il diritto della prima notte, ma non era giusto, lo capiamo subito che non era giusto, ma era legale, era legge. Quindi la legalità non coincide con la giustizia, ecco allora due punti diversi. Non discuterò per niente con tutto quello che ha detto il professore Giambelluca perché ha fatto una disamina eccezionale del libro. E devo dire poi che sono riusciti molto a farmi emozionare gli ultimi due relatori, sia il Lorenzo Fasci, l'avvocato Lorenzo, e l'ispettore sanitario che io conosco, un grande amico, il Totò. Hanno suscitato delle emozioni, è vero. Quelle emozioni erano le mie, le ho trasmesse in quel libro e ho avuto piacere che sono riuscito a trasmetterle anche a coloro i quali hanno letto quello che io non definisco libro, forse un saggio, forse una novella, forse una storiella. Comunque so che ci è voluto tanto tempo per scriverlo, ci sono voluti anni di osservazione
della società e anni anche di, scusate il termine complicato, di introspezione, cioè no, tante cose non sono venute da fuori, sono venute da dentro, da quello che percepivo, cioè era il frutto, questo è il banco, di una percezione interiore, di un qualcosa che andavo cercando e nel momento in cui riuscivo a cogliere un nesso fra ciò che osservavo e ciò che sentivo, l'ho voluto trascrivere praticamente nero su bianco. Mi fermo qui, non vi voglio rubare praticamente altro tempo, avrò piacere se leggerete questo libro e soprattutto se, come diceva il professore Mario Prima Gianluca, ne farete tesoro. Il libro non è un invito né alla ribellione, né ad andare a prendere le armi, né è un invito a ragionare sempre e comunque. Non lasciamoci prendere dall'odio verso nessuno, e quando qualcuno ci spinge a credere in qualcosa ad occhi chiusi, no, ad occhi chiusi no, crediamo sì, ma ad occhi aperti. Per quale motivo li dobbiamo chiudere? La natura ci ha dato gli occhi, perché è credente e ce l'ha dati Dio, usiamoli, e usiamo anche il cervello, il più possibile, sempre e comunque. Io mi sono soffermato, questo lo devo dire, mille volte ci è stato detto che la ragione non spiega tutto, bene, ma già da tempi i filosofi avevano risposto, la ragione non spiega tutto, ma cosa si può spiegare senza la ragione? Niente. Ed allora se qualche volta siamo costretti ad abbandonare la via maestra, che è quella della ragione, per accettare qualcosa, non dimentichiamoci che nel 99% dei casi dobbiamo ricorrere alla ragione per spiegare le cose e per comprendere le cose e tutto ciò che si sta davanti. Io con questo chiudo e vi ringrazio e vi dico che non andate subito via, perché mi pare che hanno portato dei dolci che vogliamo offrire praticamente ai presenti, e se qualcuno vuole fare qualche domanda, dico non a me, giustamente ai relatori, io qua faccio la parte dello sposo, scusate, no. Grazie per essere rimasti qui. No, non è una domanda, non è un'osservazione, è un modo per ringraziarvi e per dire come ho visto io la lettura di questo libro. Cioè, questo non è un saggio, non è un romanzo, non è un libro, è la sintesi di un percorso. È la sintesi di un percorso fatto della storia che ha caratterizzato un pochino tutti noi, la nostra famiglia, e quando parlo di questo mi riferisco anche all'intensa attività culturale che abbiamo svolto. Allora si faceva solo cultura a quel livello, all'interno delle sezioni, nelle parrocchie, c'era una sorta di dualismo tra una cultura di sinistra e una cultura di centro, però era sempre cultura. Io ricordo quando tutte le sere ci si riuniva in sezione e si leggevano i libri per poter apprendere da quello, da quelli, perché ci hanno insegnato che chi legge detta legge e chi ascolta ripete. Noi volevamo essere protagonisti della vita. Noi abbiamo preteso di interpretare il mondo così come i libri ce lo presentavano e così come le persone colte che avevano scritto quei libri ci invitavano a vivere la vita. Tutti abbiamo parlato di libertà. Mi ricordo che il simbolo della Democrazia Cristiana, senza nulla togliere a ciò che ha svolto questo partito nello scenario, nella storia politica italiana, aveva una scritta grandissima, libertà. Però libertà, non libertà di fare tutto ciò che vuoi. Noi interpretavamo la libertà in maniera diversa, libertà dal bisogno, libertà dalle malattie, libertà dalle oppressioni, e poi qualcuno ancora diceva che la libertà, la democrazia è bella quando comanda uno solo, per dire, per utilizzare appunto una frase offensiva nei confronti di chi invece aveva lottato una vita per poter ottenere la libertà. Per dirla con un esempio di manzoniana memoria, noi non abbiamo mai pensato alla libertà che fu concessa a Gertrude. Gertrude
a Gertrude fu concessa la libertà di giocare con le bambole, però dovevano essere vestite di monaca. Noi invece pensiamo ad una libertà diversa. Grazie.